quel tempo gli 11 discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro, si prostrarono. Essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: «A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo». Pace a voi. Ascende il Signore tra le acclamazioni. Con queste parole del Salmo entriamo nella solennità dell'ascensione del Signore. Ascende il Signore, il risorto, che si è mostrato vivo ai suoi per 40 giorni, ora sale al cielo e siede alla destra del Padre, da cui riceve ogni potere, in cielo e sulla terra, ci ricorda il Vangelo di questo giorno. Noi partecipiamo a questo coro che canta l'ascensione del Signore. È un coro di quelli che credono nel risorto, è la voce di quelli che ubbidiscono al risorto per essere testimoni e missionari del Vangelo. Gesù si ritrova con gli undici in Galilea, sul monte che aveva loro indicato. Galilea, la regione da cui si parte come discepoli, la regione in cui si fa esperienza di Gesù maestro e taumaturgo, la regione in cui ci si ritrova con lui risorto per una nuova partenza, la partenza della missione. Gesù ha chiamato come discepoli i lontani, gli ultimi, gli esclusi, quelli della Galilea. Ora si parte per la grande missione di salvezza perché i lontani, le genti, gli ultimi possano conoscere il Vangelo di Gesù e possano essere battezzati nel suo nome per ricevere la salvezza. Sul monte è il luogo in cui sicuramente cielo e terra si incontrano, ma è il luogo in cui l'umanità e la divinità di Gesù crea un collegamento, un ponte tra gli uomini e Dio. Egli, vero Dio e vero uomo, è questo incontro. Sul monte, con quelli che egli chiama, rende visibile e soprattutto fa percepire questo incontro tra l'uomo e Dio. Sul monte si percepisce questo incontro nella sua persona, nelle sue parole, nella sua profonda umanità che ha sofferto sul piccolo Monte degli Ulivi, sul Monte Calvario. Questo incontro avviene con la sua vera umanità che si è trasfigurata sul monte, il Monte Tabor. Avviene con la sua parola chiara e illuminante che avvia la nuova umanità verso la felicità, il monte delle beatitudini. Ho voluto leggere a ritroso questa simbologia del monte, del piccolo monte, come luogo in cui la presenza di Gesù, vero Dio e vero uomo, rende possibile l'incontro tra l'uomo e Dio e rende possibile all'uomo di intraprendere la via di Dio. Si scende sempre dal monte per seguire la via di Dio.
Lì sul monte egli è risorto. Il risorto visibile nel suo corpo glorificato. Quando lo videro, si prostrarono. È chiara la fede che ormai gli undici apostoli hanno. La prostrazione è il segno più profondo del riconoscimento di Gesù risorto, di Gesù che ha vinto la morte, di Gesù che è il Figlio di Dio glorioso. Si prostrarono. Eppure, in questo atto supremo di fede, di riconoscimento e di adorazione, essi dubitarono. Il dubbio che si insinua anche nei momenti più alti del nostro slancio di fede. Si prostrano e dubitano. La faccia per terra è allo stesso tempo segno di adorazione e segno di incomprensione. Riconoscimento della propria indegnità di fronte alla grandezza di Dio e anche desiderio di nascondersi perché non si è ancora veramente pronti a reggere lo sguardo di Dio. Il dubbio possiamo vederlo come questa non prontezza che ci accompagnerà sempre su questa terra a reggere lo sguardo di Dio, a reggere l'incontro con Lui. Come si può vincere questo dubbio che ci accompagnerà sempre? Come poter sollevare lo sguardo e, se non reggere il suo volto, almeno seguire i suoi passi? Sì, il dubbio si supera non con la pretesa di fissarlo oggi negli occhi, ma con la disponibilità a seguire i suoi passi. Questo dubbio si allontana e siamo pronti a seguire i suoi passi se riconosciamo quello che egli ci dice, le ultime parole prima di lasciare questo mondo. A me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Prostriamo il nostro volto per terra, non per nasconderci, ma per riconoscere questa verità. A Gesù, risorto e asceso al cielo, è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. E noi non abbiamo altro modo per riconoscere questo che mettere il nostro volto sulla terra. Su quella terra che ora è abitata dalla sua potenza, è abitata dal suo dinamismo, è abitata dalla sua gloria. Non più la polvere del peccato, ma la terra abitata dalla gloria del risorto. Il potere in cielo e in terra. E poi usciamo da questo dubbio, e sicuramente ci torneremo ancora, ma usciamo da questo dubbio ubbidendo al comando, andate e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Andate, usciamo per la missione, portando con noi e avendo di fronte a noi, davanti a noi, Gesù, il nome di Gesù. Nel comando Gesù invita a battezzare nel nome della Santissima Trinità. Gli apostoli si accostano a chi deve essere battezzato sapendo che tutto il potere, tutta la forza di quel sacramento sta nel nome di Gesù. Essere battezzati nel nome di Gesù perché è Lui che ha operato la salvezza. Ma essere battezzati nel nome della Santissima Trinità significa riconoscere che questa salvezza viene dal Padre. È stata realizzata
nella croce di Cristo e si compie per me, per te, per ciascuno di noi nell'effusione dello Spirito Santo. La formula che Gesù pone sulle nostre labbra è completa. Tutto noi conosciamo da Lui, tutto riceviamo da Lui, ma tutto è inserito nel mistero delle tre persone divine e del loro amore per noi. Il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo. Dal battesimo scaturisce l'apertura della mente e del cuore a comprendere gli insegnamenti. Battezzate e insegnate, perché il cuore legato alla Trinità deve essere ora istruito, deve essere illuminato, deve essere nutrito. E non ci si nutre dei propri pensieri, ma si cresce nel pensiero e nella mente di Cristo. Non ci possiamo nutrire da soli. C'è un altro che ci dà il cibo, ed è Gesù, con il suo insegnamento, che dà il cibo alla nostra vita e trasforma i nostri pensieri e fa crescere anche le nostre capacità di accogliere il mistero e di vivere nel mistero. L'ultima parola è la parola che ci rincuora e che in qualche modo assorbe ogni dubbio, disintegra le incertezze, ritempra le forze. Ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Sì, iniziamo con il canto dell'ascensione, ma rimaniamo uniti con la certezza che Egli è con noi tutti i giorni. Non per sempre, no. Non c'è ancora il sempre dell'eternità, ma ci sono i giorni del mondo, i giorni di questa era, i giorni di questo tempo, i giorni della nostra vita. E in questi giorni, nei singoli giorni, in ogni giornata, colui che è alla destra del Padre è in mezzo a noi.